Ilari, eccoci. Come al solito io sono Mazzetes, benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Nulla, dovevamo solo più saccheggiare qua in giro. Una cassa. Cassa 2, casse con le casse. Stop, niente di che. Ok. No, quello mi illudeva, ma no, sono dipinto. Ok, possiamo andare. Allora, c'ho un dolore al polso oggi. Non è il tunnel carpale, per fortuna. Però ho stressato un po' andando in bici oggi e mi fa patire un po'. Però adesso sono stra illuminato questa cosa qua per main screen. Forse sono fin troppo luminoso. Dovrei modificare forse un po', perché così appaio tipo super luminoso, troppo luminoso. Ok, Asia fatto. Discuti della sede di Calcedone nella tenda con il capo della legione. Occupati prima di tutte le cose. Ok, potresti dover fare. Per cui, tipo, la tannery potremmo effettivamente occuparcene, no? Puoi prendere anche le altre robe in giro. Quello tanto è tutto fatto dalla legione, per cui. Ah, ma dovevo fare un combattimento così per la tannery? Non mi era mai capitato, credo. Allora, cosa che abbiamo? Abbiamo discreto solo la cavalleria e l'artiglieria. O potenziamo quello alla grandissima, così da portare un. Dai, ci sta, che dite? Poi però vi portano gli altri a meno uno, vabbè, cercheremo di counterare in un minimo. Però così almeno gli sale anche l'exp per il carretto. E dovrebbe essere solo lui che è buono di tutto. Però non ha la cavalleria, per cui lui con la cavalleria a male non sta. Questo sarebbe invece meno power. Vabbè, no. Andiamo così. Tanto non sono molti loro. We are ready Ah, to mi ha deploy the messo meno Legion. 1 su quello. Ok. Però questo l'avrei cambiato per 1-6. Questo va a meno 2, scende ancora. No, rimane meno 2. Però 6, quello diventa, aumenta 50% l'aggression e togliamo 50 di manpower. Sì. Oppure questo. No, andiamo su questo, dai. Teniamoci il malus dello scudo. Dai, infantry. 7, ma loro meno 73, guardali. Meno 16, ma loro meno 72. Meno 14, ma loro. Ah, guarda come fa a scendere di brutto. Cavolo, devo occupare. Non posso occuparlo, tra l'altro. Meno 6 diventa un casino. Perché porta enemy defense al 30%. Brutto brutto. Diamo il carretto, perché mi sa che il resto. No, il carretto lo uppa tutti. Questo fa di 2, l'altro non mi cambia niente. Questo fa di 1 la cavalleria che non cambia niente. Questo mi fa di 1. Allora andiamo su questo. Quindi c'è 30, ma questo passa a Loot Reward Common. Enemy Manpower meno 100, dai. Infatti, quando qui. Cioè, si è preso con 0, ce l'ha tirata giù tantissimo. Praticamente gli conveniva adesso se.
Guarda qui ce la tirano ancora giù. No, dobbiamo tirarcela un po' su. Di due almeno. Ma questo diminuisce di uno a quello e non è un problema. Questo aumenta di due la cavalleria, che però tanto non arriva a 9. E ci toglie il bonus dell'artiglieria. No, facciamo questa. Così almeno scendiamo su questo. E non gli diamo più difesa. Guarda come sono scesi. Magari li tiriamo giù del tutto, sì. Aia! Mi hanno fatto scendere tutto? Perché non mi dai i segnalini qua? Più 6 di morale, meno manpower agli altri. Se li tiriamo giù completamente, praticamente. Questo dà più manpower a noi, ma no, andiamo su questo. Andiamo sul Legion Morale. Così almeno lo tiriamo su al massimo. Buono. Allora, lui è salito un po' di skill. Sapete, con 3-5 era 3-5. Va bene. Niente, abbiamo preso 10 di exp. Ottimo, 6 di morale. Adesso c'è 175 di manpower, ma quello si può recuperare. Allora, no, dispatch, non possiamo dispatcharla perché... Ok, adesso sì. Dove sto andando io? Vai alla fattoria. Mi ha dato delle loot box qua. Prendiamo. Elmetto. Evita. Sì, va bene, confermiamo. Voglio vedere più che altro se possiamo... Se fare delle strutture qua nuove. Allora, il depot... Ok. Però questo migliora il balneum. Ma è più importante infirmary piuttosto che quella roba là. Poi c'è garrison. Ok, reclute tra il livello 7 e il 12. Le mura invece sono più forti del 10% quando siamo attaccati. Però ci fixa il legato. L'infirmary mi serve... No, vabbè. Lascialo stare, non farei nessuna di queste personalizzazioni. Abbiamo bisogno di qualcosa? Denari ne abbiamo, schiavi ne abbiamo, cibo ne abbiamo, medicine ne abbiamo, e allora... Faccio che raccogliere questo, take all, poi andiamo nel campamento, ci prepariamo a chiudere tutto. Aspetta un attimo, cos'è che abbiamo? Abbiamo qualcuno da... no. Inventory e della gente che sta male? Ah, c'è lo Sagittarius. Va bene, ma lo lasciamo all'accampamento. Meglio così non lo spendiamo. Tanto è quello che è bruciato... No, no, non era quello bruciato, era quello... L'arciere. No, però dice Triarius. Allora sì, è quello che è bruciato nello scorso episodio, se non sbaglio. Non ricordo più bene, l'ho registrato qualche tempo fa. E vabbè, tanto lo lasciamo nell'infermeria. Teoricamente dovremmo recuperare il nostro... Il nostro amico qua. Party Outpost Management. Ah no, è ancora qua.
18? Ah, vabbè, però mettiamo anche lui. 30 ore, va bene. E allora lascerei un attimo il tempo che si sistemino loro. Lui può... No. Ogni quanto può farlo? Ogni 35 ore. Tiro un massimo di 25 di morale. Ok, probabilmente non può... ridare più di così, va bene. Abbiamo forse da fare il replenish delle torce della tipella, vero? Di Julia Kaida, perché abbiamo usato delle torce nello scorso episodio. No? Siete sicuri? Party management, Julia Kaida, tu come inventory. A torcia sei a posto? Oh, ok. Meglio così. Vabbè, ce l'ha. Gli altri non hanno... Ethical... Vabbè, ci sono dei caltrops, ma non ho... Non è che tutta soglia dei caltrops. Le cose che mi interesserebbero sono i pila, ma non abbiamo modo di farne. Allora, direi che me ne esco nella mappa. Lasciamo passare quelle 15 ore, 18 ore, che cosa che mancava? 18 ore. E così almeno siamo tutti pronti. Ah, no, a meno che... Aspetta un attimo, vediamo qua il mercante, se per caso c'è della roba ficcante. Mercante, ficcante, no? Che giro stai facendo? Ma perché? Ok, allora, hanno pochi denari e tanti schiavi, ma l'unica cosa che ci interessa sono i denari. Ah, tra l'altro, a proposito di denari dobbiamo refillare il manpower qua. Quanto ci viene a costare? Capperi! Oh! Upi Maior! Minor Chessat, no? Dicevano... I nostri amici. Tra l'altro odio il fatto che c'è il coso lì. Là davanti che ti rompe l'anima, assolutamente. Però tu non sei mai sicuro se stai selezionando per uscire o per entrare. Cioè, oppure non stai selezionando. Allora, lasciamo passare 18 ore, abbiamo detto. Quindi per il 10 alle 20 sarà a posto, anche prima. Alle 8 sono 12. Quindi alle 16 dovrebbe... Ah no, Sinros è a posto. Anche con Sidious. Ma com'è possibile, scusami. Ma con Sidious aveva 35 ore da aspettare. Ma... boh. Com'è possibile? Mi ricordo bene che aveva scritto 35, cioè era molto più lungo. Perché me li dai tutti e due curati? O è un errore, o è un bug di segnalazione? O me l'ha segnalato sbagliato prima o me l'ha segnalato sbagliato adesso? No. Sidious è guarito. Ok. Questo continua a sviluppare stratagemmi, va bene. Nulla, andiamo a parlare con il nostro Mino allora, per chiudere la roba, perché qua tanto abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Potremmo ancora stare a farmare roba, ma... Boh, siamo messi comunque mediamente bene, mi sembra. Legate, we have taken Nicomedia, and Legio Prima Italica has laid siege to Mithridates' forces at Chalcedon. The consul has requested our presence at the siege. È I urgente? am told the Beh, defending army shows little interest in subito. leaving their fortified positions. Our supply lines are good, seeing as how we control all of Asia Minor again. I would say there is no urgency if you have anything left to do before we Ah, assault quindi non è Chalcedon. urgente. Cioè, ma mi sembrava una domanda retorica, invece no, non è urgente. Dice, ma vabbè, prenditela con comodo.
Va bene, l'inizio arrivando. Want to return to Rome as soon as Calcedon is taken. If we have any outstanding business left in Asia Minor, we may wish to see to it before we join the siege. Ma abbiamo fatto tutto qua in Asia Minore. D'accordo. Dobbiamo incontrare Cullu all'assedio e iniziare l'assalto. Per caso hanno cambiato il mercato? Secondo me no, sono passato solo 18 ore. No, infatti. Nulla. Ha detto che i prezzi che variano. Se io cioè adesso comprassi degli schiavi, poi dopo li rivendessi, ci guadagnerei? Probabilmente sì. Probabilmente no, non lo so. Magari il loro margine di introiti sono comunque così alti, per cui non si può fare un trucchetto del genere. Perché adesso soldi ne ho tanti, per cui dicevo, vabbè, prendo tutti gli schiavi che ci sono, adesso che costano poco, e poi dopo glieli rivendo che costano tanto, divento super ricco. Invece forse no. Allora, dov'è che è Lucullo in questo momento? Là. Ok. Cosa facciamo? Mandiamo la legione intanto a... No, mi sa che qua... No, devo andarci io, sembra. Questo è... 200 vete ci dà 20 schiavi. E questo era invece che per 10 schiavi ci dà 400 volete, tipo. Allora, facciamo di nuovo la combo, wombo combo dei due qua. Mentre lo andiamo su. The Beach. Votiamo. Ok. Approvano. Va bene. Abbiamo guadagnato 17 schiavi, adesso che li vendiamo 287 denari, non è che siamo diventati poi così ricchi, su tutto quello che potevamo avere. Hunting ground magari. Questo cos'è che ha invece? Il quattro c'è del cibo, no, spariamoli qua a... A prendere delle provviste. Tanto qua, ma danno meno comunque tutto, probabilmente perché siamo molto messi bene. Ok. Ah, qua dobbiamo prendere tutti, per cui non possiamo scegliere nessuno, va bene. Anche dei Eneiro, tra l'altro. No, ma forse conviene che questo lo continuiamo nel prossimo episodio, vedete ragazzi, perché mi sa che qua sarà lunga. Vedete, c'è una cazzina iniziale che probabilmente ci sarà. E poi magari interrompiamo. Per continuare con il prossimo. Nel Ken Rockzen. Dai. Eccola. Sento solo da cazzina. Eccolo. Alcedone. Sulla riva del Bosforo. The day has arrived. Calcedon must fall today, or we may lose Carter and whatever remains of his forces. Ci sta? Un attacco frontale sembra radito. That is exactly why a frontal assault is what we will use. Percepisco che ci sia qualcosa di più in questo piano. Indeed there is. I just hope Mithridates will not realize that. Ah, spero che non. That initial frontal assault should target the sentries on the bridge. We must descend on them quickly and wipe them out. But then we withdraw.
Ok, quindi è una distrazione, cioè attacchiamo le sentinelle sul ponte e poi ce ne andiamo. Precisely. Mithridates will reposition his troops in order to fortify the front wall. That is the tactically sensible move. Okay. That's when our small team of speculatori sneaks into the city. Mitridate non sarà così folle da abbandonare, cioè lasciare sguarnito completamente le retrovie. È facile trovare, vedere qualcuno che si approcci da quella direzione. They might expect a naval attack or a large-scale flanking maneuver, but with their attention on the front walls, the knight will easily obfuscate a small boat. Ah, con una piccola nave. Comunque le colline sono troppo alte da arrampicarsi senza Our scouts attirare discovered a less l'attenzione. treacherous cliff face on the western side of the citadel, which looks safe to climb with the right equipment. Ok. Ci sta. Una volta che si sono infiltrati nella città. They'll need to take care of their catapults, or my men will not be able to advance. Ok, dobbiamo tirare giù le catapulte. Dovremmo distruggere per essere più sicuri, direi di sì. Which is no small feat. Maybe we should just kill the soldiers operating them. The more of their artillery you can disable, the Ah, easier it io, will be quindi for our no. legions to advance once we launch the main assault. Attaccare dritti potrebbe essere un suicidio se non riusciamo a distruggere catapulte. Not suicide, but indeed it will take a toll on the legion. Even without catapults to worry about, you will have to break through their defenses. That does not sound like my idea of a good time. Dibs on the infiltration team. Small group trapped alone inside enemy encampment? No, thank you. I will be in main assault, please. Va bene, mi segno le vostre preferenze, ma concentriamoci sul piano. While the Legion takes out the outer encampment, the priority of the other team will be Cotta. Save him along with any other prisoners we find. Potremmo dover decidere tra Cotta e altri prigionieri. Use your best judgment. Saving Cotta is obviously your priority. Sì. E se incontriamo i Without the criteri date? supplies you captured, he won't be able to withdraw and sustain another siege. This will be his final stand. Possibile, sì. Take him out. He will only cause more trouble for us if he lives. Va bene. È un piano rischioso, non sono sicuro che It's funzionerà. up to you to make it work. I trust you. Don't fail me. Ah, ok, tutta responsabilità nostra, buono. Campione complesso, chi farà tutte queste cose? It is up to you to determine responsibilities. Come? Io devo determinare le responsabilità? Make sure you choose the right people for the job. Make me proud. Bring me their banner. Ok. Norum, Arias, Artiget. Come on. I'm bored of this ceaseless talking. Let's fight. For once, I agree with the big guy. Ok. Vediamo le persone. Picco. Picco, ci sta. Niente, detto questo, interrompiamo qua l'episodio e ci vediamo nel prossimo, in cui vedremo effettivamente come gestire tutto questo. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.